Due menti ci dicono, sempre nell'Advaita Vedanta, la mente funzionale e la mente concettuale. La mente funzionale è quella che faccio, che c'è da fare in quel momento lì, stando nel presente. E non c'è pensiero, perché il pensiero è un fallimento della mente, cioè noi pensiamo quando non sappiamo cosa fare, come risolvere, ma sì, no, la mente fa le cose. In fondo, quando voi fate la maggioranza delle cose che fate bene nella vita, non pensate a nulla, le fate e basta. Il pensiero nasce quando cominciano a esserci difficoltà che non riusciamo a. E allora lì c'è l'interrogativo: cosa faccio? È meglio questo, è meglio quell'altro? Si categorizza la realtà, la si mette dentro schemi, si esce dal flusso e si perde quella capacità di essere nell'esperienza che è parte della vita autentica. Il resto vuol dire uscire dal fiume della vita e cercare di controllare la vita. Non ci si riesce. Si può sviluppare una mente ossessiva. Mente ossessiva sono pensieri che si sostituiscono alle azioni e girano, girano a vuoto. Ed è la maledizione. La maledizione. Quando si è nella mente funzionale, si è nel flusso. Il flusso è una condizione in cui le nostre risorse viaggiano al meglio. È stato fatto un esperimento sulle persone più creative e si è visto che sono creative quando sono in stato di flusso. Qual è questa caratteristica? Non si sentono più i bisogni fisiologici, si è totalmente nel qui ed ora, si perde la nozione del tempo, non si è concentrati sul risultato finale, sulla meta, su ciò che c'è da fare adesso. C'è proporzione tra me, tra le capacità e quello che si sta facendo, ma le capacità sono un pochino messe alla prova, non è rutinaria. Queste ed altre caratteristiche sono tipiche anche della trance, cioè di quando funzioniamo a livello ottimale. E lì non c'è pensiero, non c'è commento su se stessi. Si è totalmente assorbiti, che è la condizione con cui i bambini apprendono quando sono piccoli. Infatti i bambini nei primi anni di vita partono da una condizione e arrivano a risultati che sono incredibili in pochissimo tempo, che sono nel flusso, cioè sono totalmente nell'azione, quello che sta succedendo, sono presenti, poi via via imparano a fare diverso. Ecco. I grandi artisti, gli artisti in generale, i mistici, le persone creative, hanno questa capacità di rimanere nel flusso. Potete andare a vedere qualcosa di più di questo, su questo tema, sito Voce Creatività e trovate le teorie del flusso. È bene che ci meditiate a fondo, perché soprattutto le persone che sono preoccupate perché non raggiungono i risultati e perché regolarmente utilizzano il sistema mente-corpo in modo disfunzionale. Quindi il problema non può essere risolto col tipo di stato in cui viene affrontato, perché il problema è lo stato. Il contenuto non c'entra niente. Se siete nella mente concettuale, questi problemi non li risolvete. Potete solo creare nuove teorie e potete anche diventare accademici nella risoluzione tentata di teorie, ma non sapete niente. Cioè c'è un'intelligenza dietro nel corpo che si fa mente, nella mente che si fa spirito, che è infinitamente più grande di quella concettuale, che è solamente uno strumento, che funziona, che va bene in certi momenti e basta. Il resto bisogna affidarsi a un'intelligenza più grande.
E questo in terapia è fondamentale, perché se voi lavorate con un essere umano, pensate di risolvere i suoi problemi, è meglio che lasciate perdere. Non ce la potete fare. Nessuno è in grado di risolvere niente, tanto perché non potete curare nessuno. Sono tre mestieri impossibili, Freud diceva. Governare, educare e curare. Perché sono impossibili? A differenza del falegname, dello scultore, del banchiere, del panettiere. Ma anche il panettiere c'è da fare con le persone. Però qual è la differenza? Non sono sotto le loro responsabilità. Cioè, se tu mi chiedi il pane, io il pane lo faccio e ho a che fare col pane. E non è che un giorno il pane vuole essere fatto, un altro giorno no. Oppure non ha una volontà propria. Esatto. Ma se tu vuoi educare una persona, dipende se lei lo vuole o no. Se lei non vuole, vuoi fare quel che ti pare. E quindi le lotte che avvengono lì sono tutte perdute in partenza. Quindi noi ci educhiamo, noi partecipiamo al processo di educazione, non è che educhiamo qualcuno. Mentre educhiamo, partecipiamo al processo, c'è l'educazione, cioè viene fuori, viene tirato fuori il meglio da ciascuno, sia da chi educa, sia da chi è educato. Questo è il processo di educazione. Il processo di cura è lo stesso. Tiri fuori il meglio da te e il meglio dall'altro perché partecipi al processo di cura che ha determinate caratteristiche, certe particolari onde vibratorie. Ma lo stesso vale per il governo. Ma chi può governare un altro? Certo, può sottometterlo con la forza, può irrigimentarlo, ma non può governare nel senso di che si può fare con un oggetto meccanico, non è possibile. Ecco. Quindi chi governa è a sua volta governato da chi, quindi c'è il governo. E il governo dentro di noi, per questo che lo chiamiamo io governo, perché l'io è quello che in psicologia chiamiamo io, in filosofia si chiama? Come si chiama l'io in filosofia? Come? No. Ragione. Sì, quello che i filosofi chiamano ragione è l'io, per la psicologia la ragione. E nella politica l'io qual è? È il governo. Quindi c'è l'io, ragione e governo. L'io, la ragione e il governo. Ma il governo può governare un paese dall'alto verso il basso? Può far così? Ma assolutamente no. Lo può fare solo nei periodi di tirannia, dove però non c'è governo. C'è oppressione, è un'altra cosa. Il governo è qualcosa a cui si partecipa. Quindi la prima cosa è sviluppare il proprio governo interno. Ma il nostro governo interno non può svilupparsi se non si connette con l'anima. Perché se no non governiamo noi stessi, chissà cosa andiamo a governare.